Ciao amanti del biliardo, io sono Angelo, questo canale si chiama Biliardo e oggi spiegheremo il due sponde di battuta. Il due sponde è un tiro indiretto. Che cos'è un tiro indiretto? Un tiro indiretto avviene quando la nostra biglia colpisce la biglia avversaria dopo e soltanto dopo aver impattato su almeno una sponda. Esistono però vari tipi di due sponde. La differenza tra questi due sponde è determinata dalla forza sicuramente che daremo. Giocheremo sempre un due sponde liscio, senza effetto, mi raccomando. Nella maggior parte dei tiri indiretti, e qui non mi stancherò mai di ripetere questo concetto, cerchiamo sempre di arrivare con la nostra biglia in direzione del castello dei birilli. Che significa? Esaminiamo per esempio un tre sponde, uno dei tiri più classici di questo gioco. In questo tre sponde con biglia battente gialla, ma anche nel caso di quella bianca, nel tre sponde comunque si cerca sempre, come dicevamo, di arrivare in direzione del castello. Quindi l'ultima battuta, l'ultima sponda che la nostra biglia colpirà, chiamata anche uscita, dovrà andare verso i birilli. Quindi la direzione sarà questa. Ma adesso stiamo parlando del due sponde, quindi non voglio uscire fuori tema e torniamo sul due sponde di battuta liscio. Il due sponde, a differenza di molti tiri indiretti, non prevede questa soluzione, quindi non riusciamo ad arrivare sull'ultima sponda in direzione del castello. Perché a volte si sceglie la soluzione del due sponde di battuta liscio? Perché in alcuni casi, come dicevamo, non è possibile arrivare in maniera diretta dall'ultima sponda verso il castello. Per esempio, su questa posizione, la nostra biglia, la biglia battente fosse la bianca, noi dovremmo arrivare da questa direzione per arrivare nel castello. Ma, come potete vedere dalla biglia bianca, nessuna dinamica, nessuna traiettoria, nessuna direzione potrà portarci ad arrivare alla biglia gialla in quella direzione. Quindi scegliamo un'altra soluzione. In questa posizione, per esempio, è impossibile per noi arrivare nella traiettoria che dicevamo. Se la biglia battente, per esempio, fosse la bianca o la gialla, in questa posizione è abbastanza indifferente, sta di fatto che noi non riusciremo mai, con nessun tiro e nessuna traiettoria, ad arrivare nella direzione che dicevamo, ossia verso il castello. Nella prima parte abbiamo spiegato semplicemente come funziona il metodo di conteggio e abbiamo fatto qualche prova. Questa volta invece stiamo vedendo le varie sfaccettature e quindi i tipi di due sponde che ci sono da giocare, a volte più forte, a volte più piano, a volte a difendere in vari modi. Per chi non avesse visto la prima parte del video, ripetiamo brevemente il conteggio, che però potete trovare tranquillamente spiegato con tutta la calma del mondo nel primo video che vi invito comunque a guardare. Lascio un link nella bio, nella descrizione, qui sotto il video, nei commenti. Vi spiegherà con molta calma tutto il metodo di conteggio, che adesso però riassumeremo brevemente. La mia biglia è da questa parte del 5. 0, 5. Quindi inizierò a contare dal 5. 0, 10, 20, 30. Diciamo anche 33. 33 diviso 3, 11. Punto all'11, 0, 10, 11. Punto all'11. E aggiungo un punto e mezzo per ogni diamante. 11, 12 e mezzo, 14, 15 e mezzo. Aggiungendo le compensazioni, quindi nel retrostecca di un punto e mezzo per ogni diamante, da un 11 di partenza iniziale che era 33 diviso 3, 11, aggiungendo
4 punti e mezzo, arriverò a 15 e mezzo. Questo però è un punteggio di 15 e mezzo che mi fa arrivare sulla palla piena con una forza normale, piano, non troppo forte. In questo caso però noi stiamo giocando una palla più veloce, quindi il punteggio di 15, 15 e mezzo andrà ridotto, diventerà 14, 13 a seconda di quanto tireremo forte. Mi raccomando, non ci lasciamo scappare né effetto né colpo. La forza è molto importante perché dovremo cercare in ogni modo di allontanare le biglie e trovare una difesa. Che cosa significa? Una difesa che deve rimanere il castello, ovvero i birilli, tra la nostra biglia e quella dell'avversario, così l'avversario non potrà tirare direttamente sulla nostra biglia. Una delle soluzioni potrebbe essere prendere la biglia avversaria di sfaccio per ottenere una difesa. Un'altra soluzione è prendere la biglia dell'avversario piena. Un'altra soluzione ancora è prenderla dalla parte opposta allo sfaccio e quindi con la biglia avversaria fare un rinterzo. Ma andiamolo a vedere insieme. Difesa con palla piena. Rinterzo. Difesa. Questa volta giocheremo un due sponde a scendere a fare i birilli. Non di misura, perché la misura è veramente molto molto difficile, anche se Greziana potrebbe essere una soluzione, soprattutto se siamo indietro di molti punti e vogliamo provare a rischiare per recuperare la partita. Ma sempre sotto il mio modesto consiglio, è meglio giocarla veloce, a portare tutte e due le biglie sulla sponda corta. Ho messo il pallino lì per farvi capire che nel caso non ci fosse il pallino, molto probabilmente la soluzione di giocarla con l'effetto potrebbe anche essere meglio, perché nel caso per esempio di questo due sponde, se giocassimo di massimo effetto, miglioreremmo l'angolo. Ma possiamo dire che anche migliorando l'angolo non avremo mai un tiro diretto verso il castello. Quindi a questo punto conviene trovare una proporzione di mezza palla che permetta a tutte e due le biglie di scendere e trovare quindi una difesa a parificare, di parificazione, quindi tutte e due le biglie sulla sponda corta. Ripetiamo di nuovo il conteggio insieme velocemente. La nostra è da questa parte, quindi partiremo dalla buca. Possiamo trovare un 18 diviso 3, 6. Puntiamo al 6, quindi qui mi metto in punteria sul 6, qui, così, e conto un punto e mezzo di compensazione per ogni diamante, quindi 6, 7 e mezzo, 9, facciamo 10, per andare su palla piena, anche se la vedo un po' stretta perché forse quel 6 era più un 7, era più un 20 che un 18, però facciamo che è un 10-11, va bene, siamo su un 10, per andare su palla piena, piano. Io però che voglio fare? Voglio prenderla da questa parte, quindi il 10, 10 e mezzo, 11 che sia, diventerà 12, 13. Il mezzo punto, il punto, è veramente, veramente poco, si parla dell'ordine di mezzo centimetro, quindi basta che uno gli scappa un po' di effetto in più, un po' di forza in più, quindi concentriamoci molto sulla steccata e sulla forza, mi raccomando. Abbiamo detto che eravamo 6 più compensazioni, 10, 11.
gli diamo due punti in più per arrivare a 13 e prendere, cercare di prendere mezza palla di qua, andare a fare i punti, magari anche 8 qui, per andare a trovare una parificazione centro-centro. Come avevamo detto, ci siamo tenuti sui 4 esterni proprio per trovare la parificazione. Quando nel due sponde di battuta diventa ancora più complicato realizzare punti, il mio consiglio è quello di tirare a difendere, come abbiamo visto nelle dimostrazioni precedenti, nella posizione precedente, nella quale c'è proprio una difesa ad occhiale. In questo caso, molte volte vedo giocare il due sponde veloce da questa parte. Beh, vi permetto modestamente di darvi un consiglio. Giochiamolo dall'altra parte. Perché? Perché da questa parte possiamo rischiare la bevuta, ovvero di entrare nel castello con la nostra biglia, e questo non andrà per niente bene. Se invece giochiamo il due sponde sempre di battuta, veloce, liscio, da quest'altra parte magari potrà sembrare un po' più difficile da prendere la biglia, ma vi assicuro che con un po' di pratica sarà la stessa cosa, ma eviteremo di andare a bere con la nostra. In questo caso, in questa posizione, con la biglia battente bianca, fare i punti con un due sponde di battuta veloce è veramente difficile data la posizione. Quindi quello che posso consigliarvi umilmente è di trovare le stesse soluzioni che abbiamo visto nel due sponde precedente, quando era proprio impossibile fare i punti direttamente. E quindi le soluzioni che abbiamo visto di difesa o di attacco e difesa. Se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi al mio canale semplicemente cliccando sul pulsante iscriviti che trovate qui in basso. Da poco abbiamo attivato anche gli abbonamenti. Se volete sostenere il mio canale e quindi vedere sempre più video, sempre più di qualità, potete con pochi spicci avere dei privilegi e delle agevolazioni che solo andando a vedere il canale abbonati potrete scoprire. Gli abbonati di livello 1, per esempio, potranno decidere quali saranno i prossimi contenuti che porteremo, che farò. Possiamo giocare questi tipi di due sponde e questa volta, come vi avevo detto, l'abbiamo presa di rinferdi. Per adesso posso ringraziare i miei abbonati, di quali però non ricordo il nome, non ho il nome, adesso non posso andare a vedere. Ma stiamo registrando tutto, sì. Sì. Ok.